Tacucci a pranzo con Bea, ricette le nuove famiglie d'Italia. Di cosa si tratta? Lo tengo io. Non mi azzardo. Ricette delle nuove famiglie d'Italia è un racconto per 24 famiglie e 24 ricette di come cambia l'Italia, di come l'Italia sta cambiando, casualmente anche a 150 anni dall'unità del nostro paese. Quindi come il concetto di famiglia e il concetto di relazione cambia e quindi come ci sono nuove tipologie di famiglie che non rispondono più a quello che è stata per sempre la tradizione. Quindi cos'è tradizione oggi? Probabilmente una famiglia con padre, madre e due figli. Cosa non è tradizione, cos'è novità? Una famiglia fusion dove un componente è straniero, quindi nuovi cittadini e uno italiano. E poi altri tipi di famiglie? Poi una famiglia non riconosciuta, perché poi sono queste tutte tipologie non riconosciute, la famiglia omosessuale. Quindi nel libro ci sono ad esempio due ragazze che si amano e che hanno proposto una ricetta, e tra l'altro una delle due ricorda che il padre non ha problemi rispetto alla sua passione, perciò alla sua compagna, ma ha dei problemi sul fatto che lei mangi soprattutto verdure e non magari carne. È un segno di evoluzione. È un segno di evoluzione che ci racconta però che in Italia quello che non si può proprio mettere in discussione è la cucina. Io ho iniziato una decina d'anni fa pubblicando un libro che però era forse un po' avanti con i tempi, non era il momento giusto, ed era un libro sulle ricette dei musicisti, perché io nasco come critica musicale, la mia esperienza, quindi tutti i musicisti che intervistavo a loro chiedevo una ricetta per capire come anche la nazionalità e la musica influenza la cucina, perché è una cosa che mi interessava molto. Poi esattamente 7 anni dopo decido di aprire il mio blog A Pranzo con Bea, che è un blog di ricette e anche di recensioni di ristoranti, viaggi gastronomici, eccetera. E esattamente un anno dopo lancio il concorso gastronomico Ricette delle nuove famiglie d'Italia insieme agli amici di Procop Studio, e poi Pendragon, che è la casa editrice di Bologna, pubblica il libro. Ecco, e la famiglia tradizionale tu come la vedi dal punto di vista gastronomico? Allora, ho notato questo, che le famiglie più meno tradizionali hanno un bel attaccamento verso la memoria. E ad esempio Dagnini 14, il ragazzo che ha mandato la ricetta del nonno, delle scarole americane, quindi una ricetta di salsicce e scarole che veramente è nel libro di famiglia di generazioni. E invece magari alcune famiglie più tradizionali sperimentano, tipo non so, la famiglia Scandellari, che secondo me è un bel esempio, padre, madre, 3 figlie, e sperimenta con le tagliatelle e i semi di papavero, che trovo che sia un po' l'uso anche di queste nuove spezie, eccetera, sia più contemporaneo. Oppure le amiche marocchine che fanno famiglia insieme al di fuori della loro famiglia, quando studiano l'italiano, e loro propongono il loro couscous, che è naturalmente molto tradizionale. Un po' di sano campanilismo per finire: si mangia meglio a Firenze o a Bologna? Io penso che boccio entrambe, ma non perché si mangia meglio, perché sono due cucine, cioè ad esempio della Toscana mi piacciono tantissimo, che poi non so se sia Firenze esattamente, però adoro le zuppe, la pappa col pomodoro, la ribollita, il cacciucco livornese. Della mia terra, cavoli, forse salvo meno, perché io non mangio carne. E la cucina bolognese sappiamo che è assolutamente il tripudio di tutto ciò che la carne può esprimere, il maiale in particolare. E A Pranzo con Bea in futuro cosa ci proporrà? A Pranzo con Bea in futuro proporrà una cosa molto nuova, che lascerà forse un po' da parte la fotografia e si dedicherà ad altri campi dell'arte, sempre in condivisione con la cucina. Per ora top secret. Sun in the sky, you